Benvenuti a 10 istanti, la trasmissione dove con 10 scatti fotografici presentiamo un ospite. E oggi abbiamo in arte Tommaso in Giappone. Io Tommaso ti ho conosciuto su YouTube, dove sei, hai dei numeri fortissimi. Sì. Cosa fa lo youtuber? Come ti presento, Tommaso? Salve a tutti, innanzitutto. Bene. No, non sono solamente uno youtuber. Diciamo che YouTube è il veicolo di comunicazione insieme ai social, Instagram e Facebook, per la promozione dei viaggi in Giappone per italiani, che promuovo. Okay. E che poi accompagno anche. Ah, quindi te promuovi dei viaggi e porti chi vuol conoscere il Giappone, lo porti in giro. Esattamente. Una specie di guida 3.0. Sì, esatto. Allora, conosciamo un attimino meglio quello che fai partendo dagli scatti. Andiamo sul primo istante. Oh, qui il primo istante è per consolidare. Intanto lei... Questa è mia moglie, si chiama Yuri. E questo è il giorno del nostro matrimonio, e quello che vedete dietro è il Kaminarimon, che è l'entrata al tempio Sensoji, che è il tempio buddista più importante che c'è a Tokyo. Noi non ci siamo sposati in questo tempio, ma in quello accanto, che è un santuario shintoista in cui appunto siamo sposati, si chiama Asakusa Jinja. E questo posto è molto famoso a Tokyo perché appunto, è come il quartiere dire di l'uomo, Asakusa, esatto, con il Duomo, esatto, per fare il paragone, sì. Per chi non conosce, era un po' per è la zona vecchia di Tokyo, chi c'è stata, chi c'è stato magari poi non la, comunque e chi non c'è ragione. Stato ci sei te che lo puoi portare, sì. Lei è tua moglie, si chiama quanto... Yuri, siamo sposati dal 15 dicembre del 2013. Allora Tommaso, ti faccio un assist, la prego. Vuoi salutare? Ciao, visto Yuri, che lì c'è la telecamera, se gli vuoi dire qualcosa di importante, non so che ti proprio oggi, guarda, ho fatto uscire per l'appunto su YouTube il video per i 100.000 iscritti che ho fatto su YouTube, per dove siamo conosciuti, e lì ho spiegato tutto quanto. Mi vergogno un po' a essere... Stai diventando rosso, sì, andiamo esattamente, al secondo istante. Via, andiamo al secondo. Oh, questo è doveroso. Allora, raccontiamo perché te, per me sei Tommaso in Giappone, ma vuoi raccontare chi è il signore che ti per tiene in braccio? Per tutti quanti sono Tommaso Rossi, e questo è mio babbo, che è Pierluigi Rossi, che insomma qualcuno magari ha qualcuno reso, forse lo conosce. Com'è, ti, guarda, in confidenza, dimmi in confidenza, com'è essere figliolo di... No, no, è sicuramente stato, è stato un esempio per è me. Bravo, quindi, sì, è bravo, bravo. Sì, perché a volte... E questo sono io quando... Questo piccolino... Sì, è una persona estremamente rigida a volte, però questo piccolino sono io. Sì, E mia figlia mia di 4 anni, che più o meno è... Te non sei figlio unico. No, c'ho una sorella. C'hai una sorella. In questa foto ti sta guardando, ti sta osservando... Sì, qui è, penso avrò avuto un mese, questa qui è casa mia, io sono di Castiglionfibocchi, poco fuori Arezzo. Questa struttura tra l'altro non esiste neanche più, tra l'altro è stata buttata giù questa la casa principale, no, ma questa Come ti senti essere oggi a Teletruria? Perché per te vivi in Giappone, sì, ok, però... Sì, vivo a Tokyo, sì. Per te le radici sono sì, qua, io la prima Toscana, volta che insomma. Sono stato a Teletruria, tra l'altro, era quando era ancora in Corso Italia. Io non ero nato, no, sì, ero nato, no, sì. Io la prima volta che sono stato a Teletruria credo che sarà stato l'86, l'87, una cosa del genere. Ora, non vorrei sbagliare, ma grosso modo sì, me lo ricordo. Ecco, qui... E qui ero bel un po', coraggio di mandarmi questa foto. Ero un po' più peso di adesso, qui avevo 18-19 anni. Premetto, per chi ci guarda da casa, tu sei... quello di sinistra, sì. Okay. Tra l'altro questo qui, questo non è Madame Tussauds, ma era uno spin-off di Madame Tussauds a Piccadilly Circus a Londra. E ce l'ho messo perché, insomma, la musica... Ho sempre suonato il violino, la chitarra, però la musica dei Queen, quindi di Freddie Mercury, ha una valenza estremamente importante. Sì. Già da questa foto posso capire che tu sei nato in un luogo, in un paesino, posso dirlo, sì. Però ecco, la tua intenzione già si vedeva di viaggiare, sì. No? Londra e Tokyo sono da sempre le mie città preferite. Londra perché, e comunque l'Inghilterra in generale, da appassionato di musica, viene tutto ti ha portato Queen, Oasis, Beatles, andiamo al prossimo istante. Numero 4. No, questa è la laurea. Okay. Io, questo è per dire che sono laureato in giurisprudenza. Che sei laureato, no? Perché a volte quando uno dice fai lo youtuber, e uno pensa che c'è molta improvvisazione, però caspita, qui sei laureato in giurisprudenza. Ti ricordi con quanto? No, non me lo ricordo. Non importa. Non me lo ricordo, è vero, ma non era 110. Allora non era importante. Sì.
Io mi sono arredato a Perugia. A Perugia. La mia mamma è di vicino Castiglione del Lago, quindi ho studiato. Però poi te hai scelto un altro percorso. Io diciamo che per anni ho anche lavorato con la laurea, avendo lavorato in una importante azienda qua del territorio. Ok. Come c'avevo un incarico anche per il Giappone, appunto. Ah, è partito tutto. E da lì si sono collegati. Quindi chi dice oggi non serve studiare, non è vero. No, studiare serve. Beh, io ora come ora diciamo non uso direttamente quello che ho studiato, la forma mentis che mi ha dato giurisprudenza è stata utile per fare anche quello per che faccio dal punto di vista imprenditoriale, perché chi mi conosce su internet vede solamente la cosa pop di YouTube, ma poi dietro c'è tutto un insieme di cose. Non è solamente i social, sono il veicolo per comunicare. Mi stai dando una mano anche verso i miei parenti che spesso dicono che sei solo fai, sui sai, social, se, te non fai niente, andiamo avanti, andiamo alla prossima. Grazie Tommaso. Prego. Questa foto, mi raccontavi anche un po' prima di partire con la trasmissione, ha una valenza importante, la vuoi raccontare? Ci vorrebbe molto tempo, cerco di essere il più breve possibile. Comunque Goldrake è stato il primo contatto che ho avuto con il Giappone ed è grazie a questo robot, che tra l'altro non è neanche il mio preferito, perché sono arrivato in Giappone. È praticamente il figlio, Andrea Duranti, il figlio di Gianfranco Duranti. Se lo vuoi salutare, ciao Andrea. Il figlio di Gianfranco Duranti, storico direttore, che purtroppo ci ha lasciato non molto tempo fa. Aveva appunto questa aveva casa in cui robot. Metteva questo robot. È stato il primo contatto che ho avuto con il Giappone, è partito tutto da lì. E mia figlia è nata a 40 anni esatta dalla messa in onda giapponese di Goldrake il 5 ottobre 2015, nel 40esimo anniversario. C'è un destino in questo... C'è un destino, tant'è che poi quando fece il post su Facebook per scrivere questa cosa, Gianfranco riprese quello che avevo scritto e fece un editoriale qui sul sito di Teletruria. Raccontando questa storia qua. Questo è un robot cattivo, buono? No, questo com'è? È buono. In Giappone non lo conosce nessuno, è più famoso Mazinga. In che si converte lui? Niente, è così. C'è praticamente il disco in cui entra dentro, però fondamentalmente questa io è la sua forma. Io ti domando perché finale. Non sono Ufo robot. Goldrake. Andiamo avanti nel prossimo istante, il numero 7. Loro... Questi sono, tra l'altro, io sono tornato proprio in questi giorni per andare al matrimonio del mio amico centrale. Quello centrale. Che visto, sì. Premetto per chi ci guarda a casa che è... molto strano averti qua, perché te sei quindi io quando ti ho contattato ti mi hai detto forse per me è un onore averti qua, però te sei per lui, per colpa io sono qua perché vado al suo matrimonio, lui è un altro mio amico, Gabriele. Questa foto l'ho scelta perché era proprio al termine anche di un periodo un po' travagliato nella mia vita, proprio nel senso non travagliato ma problematica, ho avuto era un periodo un pochino difficile e loro due, insomma, questa è una foto fatta a Zagabria, se mi ricordo bene. E ti sono è stata una bella vacanza, nonostante la distanza, rimangono questi collegamenti, assolutamente. Sì, qui c'è... Questo è uno dei momenti più emozionanti recenti della mia vita. Questo signore qua è Masami Suda, che è una leggenda dell'animazione giapponese ed è il character design di questo anime qua, che è Kenny Guerriero. Che è lui praticamente, il manga è di un'altra persona, ma se Ken è famoso nel mondo è grazie ai suoi disegni. Ci sono andato a cena poco tempo fa e mi ha disegnato questo. L'hai trovato per caso? No, siamo messi d'accordo. Te hai una faccia di felicità. E me l'hanno detto tutti in questa foto. In un modo pazzesco. Sì, questa l'hai incorniciata, ce l'hai da qualche parte? Sì, ho messo in una cornice di plexiglass questo e due foto con lui. Il disegno questo l'ha fatto lui? L'ha fatto per lui te? Sì, l'ha fatto lui. L'aveva già stampato? No, l'ha fatto a mano lì per lì. Così? Sì, in 4-5 minuti. Lui si sveglia e fa... Ha 76 anni, tra l'altro li ha fatti qualche giorno fa, ci siamo anche sentiti, ho incontrato anche la moglie qualche giorno fa. Quindi per te è una specie di Messi per chi gli piace il calcio. Lui è una leggenda. Andiamo avanti al prossimo istante. Questa è la prima volta che sono andato in Giappone. Penso sia, tra l'altro, la prima foto che ho fatto in Giappone. Questa è la prima volta? Foto. Sì, questa è la prima volta che sono stato in Giappone. Quindi ancora non avevi la più pallida idea poi di... No, tra l'altro ero con due amici di Arezzo, che erano la terza volta che tornavo in Giappone. Gli chiedo, ti sei innamorato? Ma perché ci tornate? Mi sembrava inconcepibile tornare tre volte per 3 anni di fila nello stesso posto, adesso ci abito. Questa è la prima foto che ho fatto con mia moglie, quando ci siamo conosciuti. E lui era quello che ci ha fatto conoscere. E loro sono amici, parenti? Loro sono amici, lui tra l'altro è il mio carissimo amico che ho accompagnato in Giappone quasi 10 anni fa e che si è innamorato grazie a un viaggio in cui era accompagnatore. E adesso siamo amici da tanto tempo, è di Perugia, Roberto, e me l'ha presentata lei.
E vi siete presentato lui, esattamente. Ma subito ti ha colpito? Io sì, lei no. Lei dopo, eh? Sì, io subito, però lei no. In questo video che dicevo 100.000 iscritti, per l'appunto, proprio lo racconto. Lo rimarco tante volte questa cosa del fatto dell'amore a prima vista da parte mia, ma probabilmente non. Però siamo sposati. Quindi 1-0 palla al centro, sì, si sì, dice, no? Assolutamente. Andiamo a, credo, l'ultimo istante, l'ultimo purtroppo. Ecco, questa foto... Questa è praticamente una foto fatta tipo, non so, 5 minuti dopo che è nata mia figlia. Questa è mia figlia, Miwa Vittoria. Come si chiama? Miwa Vittoria. Il nome è una cosa estremamente importante per me, perché Miwa è composto da 3 kanji, che sono 3 caratteri, 3 ideogrammi giapponesi. 3 disegni, esattamente. Disegno. Il primo vuol dire bellezza, il secondo vuol dire Italia, il terzo vuol dire Giappone. Ah, quindi è un nome unico, sì, che ho scelto io. Vuoi dire qualcosa in camera? Perché qui scatta, ti vedo. No, ti vedo, no, gli occhi, no, non è quello lì, no. Però insomma, questo è stato sicuramente fino adesso è il momento più emozionante della mia vita, assolutamente. Adesso quanto? È quasi 4 anni. Io a lei parlo solo in italiano e lei solamente in giapponese. Che spettacolo. E poi vabbè, ho messo nome ovviamente, anche il nome italiano, Vittoria, proprio perché ci tenevo al fatto che, oltre che il Ma nome in giapponese... Ma dopo lo sanno scrivere, no? Lei ci odierà per tutta la vita, perché sono 3 kanji e 5 sillabe, quindi siccome non esiste il middle name in Giappone, il secondo nome. Dovrà metterlo sempre tutto per il stesso. Allora Tommaso, io e abbiamo finito la trasmissione, sì, visto, è passata super, sì, al volo. È un po', io, come volete, un po' in ansia. Alla fine poi siamo sciolti, sì. È uscito fuori, vuoi dire qualcosa? Vuoi approfittare degli ultimi secondi della trasmissione? Vuoi salutare grazie. Qualcuno? Volevo dire che se il mio canale YouTube, che è appunto Tommaso in Giappone, c'ha la sigla che è fatta da Leonardo. Questo lo volevo dire, che ci tenevo a dirlo, perché quei pochi secondi... Iniziali che adesso conoscono tutti, adesso sono anche grazie a suo. È vero. Per noi, Tommaso, è stato un piacere averti qua a Teletruria. Grazie, sai quanto sì, ti ho insistito. No, vabbè, ma non per so figura, mi ha fatto qua piacere. E se siete sintonizzati su Teletruria, mi raccomando, rimanete appunto sintonizzati. Se invece siete sui social, commentate, mandateci i vostri feedback e noi ci vediamo alla prossima puntata.